Salve a tutti, in questa video lezione vedremo come poter distribuire degli oggetti su una superficie. Naturalmente esistono tanti metodi per poter distribuire gli oggetti su delle superfici che non sono piane, naturalmente, perché poiché essendo piane uno può tranquillamente posizionarle a mano, non c'è bisogno di strumenti avanzati o comunque non c'è bisogno di grandissime complessità. La cosa positiva potrebbe essere che magari distribuendole con altri sistemi si possono distribuire più oggetti. Vediamo come poterle distribuire con uno strumento introdotto dalla versione 2010, quando è stata introdotta quella che è definita la Ribbon Bar, che è l'Object Painter. Per utilizzare l'Object Painter io mi sono preparato una mia geometria, naturalmente convertita in editable poly, poiché se no questa ribbon, questi graphic tools modeling non sono possibili, non si può assolutamente utilizzare se no questa tipologia qua di strumenti. Quindi tra le varie palette troviamo anche Object Paint. Object Paint dà la possibilità di dipingere, come dice proprio il nome dello strumento, dipingere sopra proprio le geometrie, andando a assegnare vari oggetti. Volendo io posso assegnare un solo oggetto oppure selezionare altri oggetti e selezionare la tipologia di come verranno inseriti questi oggetti, e per farlo basta che io clicco sulla palette degli oggetti o quelli che avrò in una lista che posso avere, per esempio una teapot, quindi basta che io faccio pick e vado a selezionarmi teapot oppure anche i cilindri o i cubi, e in questo modo ho la possibilità di inserire gli oggetti. Posso aggiungerne altri, muoverli verso l'alto, il basso, ora o rimuoverli. Per il momento rimuoviamone due e lasciamo soltanto la teapot. Mi viene chiesto quanti oggetti avere come riempimento, quindi diamone anche un numero volendo basso, e la possibilità di dipingere sulla griglia oppure sull'object selezionato, quindi sull'object, sulla selezione del mio oggetto o sulla scena. A questo punto, se io vado a prendere il comando, posso vedere che cliccando nei punti oppure trascinando viene creata appunto una serie di teapot. Queste teapot naturalmente sono molto vicine tra di loro, poiché questo strumento non è uno strumento fisico, quindi non riconosce l'interazione delle superfici tra di loro, ma ho la possibilità di scegliere lo spazio che può avere. E naturalmente, dando molto più spazio vanno a diminuire le teapot. Avere la possibilità di cambiarle lungo gli assi, quindi lungo le WMAP, che sono in realtà X, Y e Z. Naturalmente io posso variarne anche durante lo spazio o lasciarle adiacenti alla mia superficie. La rotazione, se averla quindi su tutti gli assi uguale oppure averla anche volendo casuale, e per averla e la scala, naturalmente la scala può essere, in questo caso può essere diversa per le diverse tipologie di cui ho bisogno, quindi posso avere una scala identica su tutte oppure in maniera random avere un minimo come scala, per esempio il 10% e un massimo del 200 oppure del 50% o anche di più, e quindi avere diverse tipologie. Altri parametri possono essere la tipologia, posso salvarmi il brush e caricarlo oppure no, quindi salvarmi le varie tipologie di impostazioni che ho qui. Altri parametri possono essere per esempio l'allineamento, oppure come viene anche creato il mio stesso pennello, come vengono l'offset in base a come vengono creati se, in maniera random, per esempio vediamo che magari riportiamo valori di default in modo tale da non confonderci troppo, e a questo punto potremo scegliere anche un altro oggetto. Quindi devo staccare il comando e posso scegliermi un altro oggetto, scegliamo un cubo e vediamo che cosa fa questo random. Io posso anche spostarmela, così almeno da non avere problemi. Vediamo che è quasi casuale la stessa posizione che mi viene creata. Naturalmente non posso andarli a creare fuori dalla mia superficie,
superficie, poiché in questo caso dipinge appunto sulla superficie stessa. Io potrei inserire anche altri oggetti e dipingerli tranquillamente mentre ho un oggetto selezionato. Quindi io potrei aggiungermi altri oggetti, ad esempio. E poi, e in questo caso vediamo che nelle liste li ho tutte e tre. E qui posso scegliere quale utilizzare, se solo il cilindro, oppure tutti assieme, oppure in maniera casuale. Vediamo in maniera casuale, che magari è la situazione, se io volessi disegnare ad esempio un prato oppure disporre delle foglie su una superficie, naturalmente la casualità è il nostro amico migliore, se mi passate il termine. Vediamo che basta giocare un po' con i parametri per poter avere delle situazioni particolari. Posso anche sbloccare le varie dimensioni, avere situazioni totalmente particolari, totalmente diverse. L'altro sistema è lo scattering. Quindi selezioniamo l'oggetto che vogliamo distribuire, andiamo in Create Geometry Compound Object, che è la terza voce che troviamo dal menu di scelta, Scatter, Pick Distribution Object. E vedo che cliccando mi aprirà un primo oggetto, e naturalmente in questo caso sarà istanziato, ovvero la distribuzione, distribuisce oggetto, usa trasformazione oppure distribuisce oggetto, mi viene detto il source chi è e che nome avrà, il piano e quanti ne devo applicare. Naturalmente sarà molto casuale, la base, scala base sarà, posso ridurre la base al 100%, se perpendicolari, se usare una selezione di facce, io potrei selezionare benissimo delle facce e disporlo solo in quel punto, se applicarlo come un'area, come event, quindi come se fosse un solo evento isolato, in maniera casuale anche come posizione, lungo invece i miei oggetti saranno applicati lungo gli edge in base alla posizione del mio pivot sull'oggetto che viene scatterato, in base a tutti i vertici, in questo caso essendo molti vertici molto difficile poi da gestire, in base al volume, quindi non avranno assolutamente l'andamento in base alle normali della mia area, e poi posso scegliere come variare questi miei elementi naturalmente, quindi in maniera dei grid, poiché use maximum range, quindi anche soltanto un piccolo range. Vediamo. Ok. La visualizzazione serve a visualizzarli come mesh oppure come proxy, quindi come delle immagini, come dei placeholder. E poi possiamo nascondere anche, possiamo anche salvarlo, ma importante, possiamo anche nascondere l'oggetto che andiamo a distribuire, poiché l'oggetto che andiamo a distribuire qui in questo caso mi verrà creato un clone e quindi io posso tranquillamente nasconderlo. Una volta fatta questa operazione qua, converrebbe andare a convertirlo in poly per poterlo gestire meglio. Un altro sistema che personalmente preferisco per praticità, per elasticità, per velocità, naturalmente di conoscenza, è quello di andare a utilizzare il Particle Flow. Permette di realizzare, come ad esempio si è già visto in un tutorial, questo tutorial scritto che trovate nella mia pagina educational sul mio sito internet, abbiamo la possibilità di andare a disporre gli oggetti in base a dei vertici. Naturalmente, quindi dobbiamo crearci un particle system, particle flow, possiamo aprire anche il particle view per comodità e utilizzare tranquillamente uno standard che poi andremo a modificare. Quindi usiamo uno standard, position icon può diventare un position object, poiché le particle saranno generate sul nostro oggetto, quindi possiamo andarlo ad aggiungere.
Speed possiamo pure eliminarlo, tanto non abbiamo bisogno di velocità. Shape possiamo modificare con un shape instance in modo tale da poter avere l'istanza che vogliamo. Display, in questo caso facciamo geometry, tanto non andremo a inserire molte delle nostre particle. Rotation random 3D possiamo anche eliminarlo o lasciarlo, anzi possiamo pure eliminarlo. Come naturalmente andiamo ad alzare il livello di particle come limite e anche in viewport diamo la possibilità di vederle al 100%. Andiamo anche a dirgli di morire, quindi di essere sempre tutte sullo 0,0. Vediamo infatti già che abbiamo dei punti assegnati all'interno della mia geometria che saranno collocate sul mio oggetto, saranno pure bloccate se voglio, però in base alla superficie. La superficie e io potrei anche dirli di tramite vertici, quindi il numero di x particelle in maniera casuale tramite il numero dei vertici, oppure in base a una selezione o alla superficie. Una selezione di vertici, una selezione di facce e di edge, oppure in base anche al materiale. Questi altri parametri sono anche spiegati nell'altro tutorial, quindi ora sorvolo velocemente. Shape instance, assegnargli le tipot e avrò le varie tipot. Naturalmente io posso andare anche a variarne la tipologia. Per esempio, io potrei, anche in questo caso, non essendo fisiche, non abbiamo la possibilità di averle tra di loro. Posso variarne un po' la scala. Potrei assegnare, in questo caso, volendo un random rotation, random 3D oppure random orizzontale in base alle mie necessità. E un'altra cosa che potrei fare, ad esempio, ho quello di assegnargli tramite la densità di un materiale, quindi io potrei crearmi un materiale che in questo caso lo creiamo nel diffuse, quindi andiamo a creare una mappa di gradient, ad esempio potrebbe essere avere una mappa radiale. By grayscale, opacity o grayscale, quindi avremo una posizione in base alla mia mappa. Potrei anche andare a settare il tiling. E ogni tanto 3DX Max ha dei problemi, specialmente nel particle flow. A volte non, infatti notiamo che la mia visualizzazione non varia in viewport. Quindi conviene andare a spuntare un parametro come per esempio il Densitive, quel parametro che utilizziamo, e vediamo che si aggiorna. Quindi bisogna, se non la vedete, è per questo motivo. Un'altra cosa che potrei fare, per esempio, è la selezione in base ai vertici, e questa potrebbe essere molto comoda poterla fare con un Volume Selection, che è un modificatore molto carino. Personalmente lo trovo molto carino, che mi permette di andare a selezionare con una tipologia, con una mesh, volendo anche, io potrei crearmi ad esempio un'altra mesh. Possiamo prendere anche il cubo. Vado a nascondere momentaneamente, disattivare un attimo Particle Flow almeno per chiarezza e nascondere la mappa. Potrei dargli una mesh, dandogli una mesh, lui in automatico va a prendere la selezione di quei vertici che vengono toccati dalla mesh. Quindi se io vado a spostare la mia mesh, vedrò che gli oggetti interessati saranno solo quelli toccati dalla mia geometria. Naturalmente io posso anche dirgli di avere una soft selection e quindi prendere delle aree in base alla soft selection.
Quindi se io dovessi, per esempio, simulare una geometria, soltanto una piccola parte, oppure avere una forma particolare della mia geometria, magari posso andarla a aumentare, così almeno è presa tutta. Ok, solo in questo pezzo di lembo qui. E dal particle flow, che posso richiamare col tasto 6 da tastiera, a position by selection vertex, vediamo che infatti vengono applicate soltanto nella selezione dei vertici, quelli che sono naturalmente rossi. Metto object. Ok, se io vado a modificare questo mio oggetto, vediamo che cosa. Per modificare naturalmente devono essere dei parametri, quindi non possiamo scalarlo con lo scala, poiché non viene riconosciuto, ma se io vado a modificarlo vedo che avrò la possibilità. Di modificare anche gli oggetti delle particle, poiché sono delle instance, delle shape instance. Altra cosa che potrei fare, sempre col volume selection, per esempio, potrei assegnargli una texture. Quindi una volta che io ho una texture, magari potrei anche limitarla come range. Potrei anche accettarlo. Per ottenere una cosa del genere, volendo, potrei anche andare a abilitare e ottenere una cosa del genere. A questo punto lo potrei tranquillamente dire tramite texture. E quindi ottenere una selezione talmente diversa. Se viene fatto tramite le texture, non c'è possibilità di fare la volume selection, e quindi viene fatto naturalmente tramite edge. E quindi vengono presi tutti gli edge che sono selezionati da questa mia mappa. In alcuni casi potremmo avere dei problemi, poiché vediamo che viene distribuita anche fuori, e quindi delle hit particle. Se non affini, ma questo lo si vede meglio se attiviamo il Density. Attiviamo questa mappa, per esempio, quindi messiamo questa. Ok, Surface, Grayscale, e se non. Ok, in questo caso non sono particolari assolutamente fuori. Per aumentare e diminuire naturalmente il numero degli oggetti, basta andare sulle particle, le mount e andare a diminuire. Qual è il vantaggio di utilizzare un sistema come questo? Che sono molto flessibili e che volendo si può andare anche a modificarle con altri operatori, con altri oggetti, quindi anche spostarle senza avere grandi problemi. Basta conoscere un po' particle flow e sono delle operazioni molto semplici. Lo svantaggio è che se si utilizzano motori di render particolari, quando io lancio un render avrò sempre un carico di translate delle mie particle stesse. Ho il translate object e in automatico queste operazioni magari sono molto più pesanti. Particle Flow non lavora bene anche con alcuni materiali, quindi se volessi andare a assegnare un materiale a queste mie particle dovrei stare abbastanza attento, poiché alcuni materiali avanzati come quelli per Mental Rail o quelli per dell'Autodesk Library o V-Ray hanno comunque un po' di problemi all'interno. Vediamo per esempio un materiale in questo modo. Dovrei andare a inserire un material static. Non è detto che funzioni bene.
magari. A volte anche la posizione del. Per poter mantenere la mappatura dell'oggetto ho bisogno di andare a inserire la mappatura dell'oggetto stesso, quindi una WMacObject che mi andrà a prendere la mappatura senza problemi. Altri sistemi sono quelli di utilizzare delle plugin come Multiscatter, come Advanced Painter, che era un vecchio, diciamo, Object Paint sviluppato da un'altra azienda naturalmente molto simile, diciamo, all'Object Paint. E quindi andarli comunque a utilizzare all'interno di 3ds Max. Un altro strumento che possiamo trovare nel Particle Flow che ci potrebbe aiutare per fare questa operazione di scattering degli oggetti su un altro oggetto è ad esempio il Burst Paint, un operatore che è stato aggiunto nella versione 2010, che lo possiamo richiamare in questo modo, oppure tirandolo fuori dalla. Bird Paint, possiamo crearci l'evento. Una volta che ci siamo creati l'evento, naturalmente dobbiamo creare un empty per visualizzare, per renderizzare le nostre particle. In questo caso alziamo i vari parametri 100%. A questo punto dobbiamo andarci a creare il nostro helper. Dalle create helper sotto la voce Particle Flow troviamo Particle Paint. Questo Particle Paint, se clicchiamo e trasciniamo, avremo un'icona di questo genere. Ci permette di andare, cliccando su Freehand, a pitturare appunto queste particle su un mio oggetto. Naturalmente in questo caso vediamo che sono disabilitate, perché un grande difetto, almeno nella versione 2010-2011, è quello che non può essere usato in prospettiva. Quindi devo andare per forza in una vista ortogonale, che sia la vista superiore, frontale, left e così via. Posso naturalmente variare il suo radius. Ok. E se io clicco e trascino, vedo che mi vengono disegnate delle particle. Quindi io potrei benissimo andare a pitturare queste mie particle. Essendo nelle viste ortogonali, è una proiezione quello che andiamo a fare, quindi tutti i punti non saranno disegnati proprio dove è stata tracciata la mia linea, ma per un senso di proiezione ortogonale andranno ad agire sulla superficie curva in questo caso. Naturalmente posso aggiungere anche degli operatori, posso aggiungere anche in questo caso sempre uno shape instance. E poi un'altra cosa che non abbiamo visto nel caso precedente è uno scale, per esempio. Ok, random 3D, scale adesso vedremo, shape instance, vado ad assegnargli la mia piramide, e naturalmente come birth 0, come visualizzazione invece che ticks geometry. L'helper, naturalmente, eccolo qui. Cliccando l'helper ho tutto. Di conseguenza, se vado a vedere quello che ottengo, andiamo a vederlo in prospettiva, eccolo qua. Naturalmente, come sempre, non essendo fisiche, non abbiamo la possibilità di sapere come compenetrano tra di loro sicuramente. Un'altra cosa che io posso fare è, per esempio, questo è valido anche per l'altro esempio, sempre con il Particle Flow, è quello di andare a variare sia, va bene, in maniera random, oppure orizzontale, workspace, quello che vogliamo, oppure volendo possiamo andare a variare la scala, naturalmente se io gli do una scala del 50% lungo un asse, oppure andare a modificare questi assi a casaccio. Anche un minimo di variazione, vedo appunto che alcuni di questi elementi, solito discorso, intanto basta spuntare su qualsiasi cosa per ottimizzarlo,
Vedo che naturalmente varieranno anche le scale e così via. Thank you.